sfidano la morte nel centro di Rosà, sono appena adolescenti e il circolo Noi Don Bosco a denunciare la nuova brutta abitudine di alcuni ragazzini, ma si potrebbe perfino parlare di bambini visto che qualcuno di loro ha 13 anni, che camminano su quello che loro stessi chiamano sentiero della morte lungo la Roggia Balbi con il rischio di cadere e farsi davvero male. Sono stati i responsabili dell'oratorio insieme ai gestori del bar Dalton ad accorgersi che ultimamente in quel posto da parte dei giovanissimi si è diffusa la moda di mettere a repentaglio la propria vita camminando a filo sul muretto, sprezzanti anche dell'invito di qualche adulto che li ha pregati di smetterla. Stiamo monitorando un evento pericoloso che ultimamente sta diventando frequente, raccontano dal circolo. Viene soprannominato Sentiero della Morte, continuano i responsabili dell'oratorio. Dei ragazzi e ragazze dai 13 anni in su attraversano la Roggia Balbi che da via Bertorelle va in statale. Questa affianca il campo da calcetto e pallavolo protetta da recinzione. I ragazzi si filmano mentre attraversano la roggia camminando su un muretto stretto e poco sicuro al di là della recinzione, a volte sono in coppia. Un piccolo sbaglio e si cade nella roggia che è profonda con parecchia acqua. Sono stati visti mentre si filmavano più di una volta, richiamati con la paura che facendoli distrarre succeda del peggio. È stato comunicato alle autorità competenti, ma chiediamo a tutti di prestare attenzione e soprattutto di capire se possono esserci i propri figli.